Benvenute, benvenuti. È chiaramente commovente ed emozionante parlare della commedia in questa piazza dove c'è un Dante più luminoso e splendente che mai, sia per il restauro recente, ma penso anche per la gioia di ritornare in presenza a fare questi momenti, a creare questi momenti di comunità. Questa parte di serata è l'ultima tappa di una giornata che ha visto appunto l'agone ciclistico prima, uno spettacolo di David Conati e adesso c'è questa parte che condurrò io, che in qualche maniera cercherò di condividere con voi, ma in qualche maniera Verona è stata una tappa importante per la vita di Dante. Verona è una tappa paradisiaca, è una cosa che spesso non pensiamo e spesso i veronesi non pensano e non sanno. Se non ci fosse stata Verona, forse la commedia non sarebbe quello che è, nel senso che a Verona Dante ha potuto trovare nell'ospitalità, soprattutto di Can Grande della Scala, quella serenità, quell'agio per poter scrivere il Paradiso, Paradiso che dedica a Can Grande e che quindi dedica a tutti quanti noi, che dedica a Verona. Verona, poi c'è stata sicuramente Ravenna come tappa importante, ma poi la vita da esiliato di Dante ha avuto numerose tappe, la Lunigiana, il Casentino, insomma sono tanti i luoghi che hanno potuto dare a Dante la possibilità di scrivere la commedia. La commedia è un viaggio di un pellegrino, un viaggio dell'anima, un viaggio di tutti quanti noi. È un viaggio dove soprattutto Dante trova due cose e lo dice fin dall'inizio del canto primo. La vita, nel mezzo del cammin di nostra vita, vita è la prima parola in rima della commedia, e se stesso. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Allora, so bene che ritrovarsi, spesso i commenti dicono, vabbè, capitai, mi risvegliai lì. Ma ritrovarsi vuol dire anche uscire da uno stato di incoscienza e iniziare un percorso, iniziare un viaggio. Questa sera, un'oretta insieme, proveremo a ripercorrere questo viaggio dando particolare attenzione ai momenti in cui Dante si sofferma nel suo viaggio, nella sua pedalata virtuale, visto che l'evento si chiama Girone Dantesco, alla città di Verona. Leggerò soprattutto, e poi tra una lettura e l'altra mi lasciate un po' commentare, raccordare e farvi da guida per questo viaggio. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cottura, e sta selva selvaggia e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò delle altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come io v'intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte che io passai con tanta pieta. E come quei che con l'ena affannata uscito fuor del pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poi che posato un poco il corpo lasso ripresi via per la piaggia diserta, sicché il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera
e presta molto che di pel macolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fu per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montavan su con quelle stelle che eran con lui, quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicché bene sperar m'era cagione di quella fiera la gaietta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone, questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E quale quei che volontieri acquista e giugne il tempo che perder lo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là, dove il sol tace, mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sia, o d'ombra, o omo certo, rispuosemi, non omo, omo già fui. Si parte da una crisi, la selva oscura. Dante capisce di essere in crisi, perché questo è il ritrovarsi, capire che è nella crisi, e capire di essere nella crisi inizia un percorso di salvezza. Cerca di uscire dalla selva oscura e ci sono queste forze, la lonza, la lince, il leone, la lupa, che impediscono, respingono. Lui vede un colle illuminato dal sole, vede già la salvezza, eppure continua a essere spinto indietro. Solo che Dante non è Stephen King, la sua trama non è la trama di un thriller, per cui noi potremmo dire, se tu fossimo un regista moderno e punteremmo sui toni cupi, la selva oscura, le bestie feroci, la paura, perché lui parla di tempera dal principio del mattino, parla di primavera, parla di amor divino, parla di cose belle, parla di stelle, parla che nella selva oscura lui trova del bene, e quindi questa selva oscura è la tappa necessaria per iniziare questo percorso di salvezza. Noi non possiamo trasformarci se non passiamo attraverso una selva oscura. Chi incontra questo fantasma, non omo, omo già fui, Virgilio, e qui inizia il viaggio, inizia con una guida. Per iniziare un percorso di salvezza abbiamo bisogno di qualcuno. La commedia è il grande poema delle relazioni. Virgilio gli spiega subito il viaggio, non ha paura, Dante non ha paura di fare spoiler o di deludere le aspettative dei suoi lettori anticipando. Il viaggio viene già definito, c'è l'inferno fatto in un certo modo, c'è il purgatorio fatto in un altro, poi c'è il lieto fine, c'è il paradiso e vedremo l'imperatore del cielo. Si chiama commedia. Finisce bene, lo sappiamo già, a Dante non interessa che noi abbiamo paura di come vada a finire, a Dante interessa che noi possiamo seguire questo percorso. Virgilio è una guida, utilizza sempre la metafora del girone dantesco, una metafora atletica, Virgilio è il preparatore atletico di Dante, è il personal trainer, colui che in qualche maniera attiva le risorse perché Dante possa fare questo viaggio. Ma non c'è soltanto Virgilio, c'è Virgilio, ci sono tre donne celesti, Maria, Beatrice, Lucia, e poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi, tutti quanti insieme in una sorta di complotto d'amore aiutano Dante a percorrere questo viaggio. Un altro Dante era un intellettuale, era un uomo politico, era un studioso, era un poeta, ma qualcosa va storto. Brunetto è un maestro mondano che insegna delle cose buone a Dante. Dante dice che insegna come l'uomo s'etterna, però qualcosa non funziona. Eppure anche l'insegnamento di questo maestro è importante. Tra l'altro
incontra questa schiera di anime, siamo in un sabbione ardente nel settimo cerchio, e queste anime, le anime dei violenti contro natura, corrono, continuano a correre all'impazzata, e quindi lui incontra il suo vecchio maestro bruciacchiato da questa pioggia di fiamme, che corre e si aggrappa a lui e inizia questo dialogo con un personaggio, immaginatevi, sempre comunque in movimento. Se fosse tutto pieno il mio dimando, rispose lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che nella mente m'è fitta e or m'accora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'om s'etterna, e quant'io l'abbia in grado mentre io vivo, convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e servolo a chiosar con altro testo, a donna che saprà, sa lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, purché mia coscienza non mi garra, ca la fortuna, come vuol son presto, non è nova agli orecchi miei talarra, però giri fortuna la sua rota come le piace, e il villam la sua marra. Lo mio maestro allora in sulla gota destra si volse indietro e riguardommi, poi disse, ben ascolta chi la nota, né pertanto di men parlando vommi con ser Burnetto e dimando chi sono gli suoi compagni più noti e più sommi, ed egli a me, saper d'alcuno è buono, degli altri fia laudabil tacerci, che il tempo sarea corto a tanto suono. Insomma sappi che tutti furcherci, e litterati grandi, e di gran fama, d'un peccato medesmo al mondo lerci. Priscian sen va con quella turba grama, e Francesco d'accorso anche, e vedervi s'avesse avuto di tal tigna brama colui potei, che dal servo de servi fu trasmutato d'arno in bacchiglione, dove lasciò gli mal protesi nervi. Di più direi, ma il venire il sermone più lungo esser non può, però chi veggio là surger, nuovo fummo del sabbione, gente vien con la quale esser non deggio. Sieti raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Il maestro si stacca da Dante, vede la turba dei dannati davanti a lui e fa una accelerata, li riprende, come quelli che corrono al drappo verde di Verona. E sembra quelli che vince, non quelli che perde. Allora alcuni pensano, vabbè, questo è un atto d'omaggio del proprio maestro. Comunque l'ha messo all'inferno, perché c'è un Dante personaggio che ha pietà, di Brunetto, addirittura gli dice se fosse per me voi sareste in paradiso, ma a metterlo all'inferno è Dante, è il Dante autore che lo mette all'inferno. C'è un Dante giudice, e questo non è strano per Dante, è strano per noi. Noi abbiamo più problemi con le contraddizioni, un uomo medievale ha un'ampiezza diversa di pensiero, per cui può esserci che c'è un aspetto morale che in qualche maniera poi prevale, un aspetto di rielaborazione che prevale su un aspetto emotivo. Sì, era un bravo maestro, ma c'è qualcosa che non va. Però il drappo verde di Verona, raccontano i commenti antichi, che correvano le donne. Allora forse, e correvano nude, o correvano nudi, e quindi in realtà questo drappo verde non sembra un qualcosa, un'impresa eroica. Sì, è una vittoria, ma una vittoria, diciamo così, provvisoria, perché non può vincere qualcuno che è all'inferno. Brunetto Latini, in questo passo, ha raccontato a Dante, ha anticipato a Dante alcune schegge di quello che sarà l'esilio. Allora, secondo me, e qua volevo soffermarmi un momento con voi, noi non abbiamo ben chiara anche la fatica con cui Dante ha scritto la sua commedia. Di solito noi leggiamo le cronache e ci dicono Dante finché era a Roma viene raggiunto dalla notizia che è condannato a morte, dopodiché parte, va in esilio e inizia a cercare di corte in corte qualcuno che lo ospita. Ma noi la ragioniamo con la nostra mente, mente moderna, mente che ha anche una facilità e velocità di trasporti, una facilità di comunicazione. Viene raggiunto da una notizia a Roma e com'era vestito, cosa aveva con sé.
cosa aveva? Di certo non ha più soldi, di certo non ha più proprietà, di certo deve iniziare a muoversi. Come si muove? Con quali mezzi si muove un condannato a morte? Un condannato a morte che rischia in ogni secondo. Come sono gli spostamenti di Dante? Come sono questi gironi danteschi in cui lui inizia a muoversi per l'Italia? Una biciclettata al sole, sudiamo, siamo stanchi, Dante inizia una camminata, una traversata dell'Italia molto complessa. Dante morirà perché da Ravenna, andando a Venezia per un'ambasciata e ritornando, prende la malaria. Gli spostamenti non sono nemmeno salubri. Ecco, in questa vita faticosa, che se io penso a una giornata tipo di Dante, in cui Dante doveva pensare a sé, ai figli condannati a morte come lui, andare a recuperare, prima di tutto a proteggersi, a recuperare il pane, avere una protezione, avere qualcuno che lo possa difendere, i bisogni primari, ma al tempo stesso lui ha dei bisogni spirituali intensi da poter, da dover in qualche maniera appagare. In una situazione così tragica e così drammatica, lui scrive chissà quando, con quali mezzi, nell'arco di 15-20 anni, 14.233 versi scritti in endecasillabi con un sistema di terzine, di rime, eccetera, eccetera, con tutto poi la sapienza, un gioco interno di rimandi, citazioni, libri che finiscono dentro, che lui rielabora, la Bibbia, eccetera, eccetera, per noi. Cioè, in un momento di fatica umana, in un momento di davvero complessità e fallimento, perché Dante è un fallito. Dante è un fallito come uomo, come marito, come poeta, come uomo politico. Dante era un uomo politico, priore di Firenze. In un momento di fatica e di fallimento, a lui viene in mente, piove in mente, come potrebbe dire lui, dall'alta fantasia, la voglia di scrivere una commedia. Allora c'è un gesto atletico, e questo gesto atletico può funzionare perché c'è un gioco di squadra dentro la commedia, l'abbiamo visto, le guide, le sante, Dio, la Vergine Maria, ma c'è un gioco di squadra attorno a Dante, appunto i signori delle corti, i da Polenta, i Malaspina, gli Scaligeri. Quando Dante parla del drappo verde, probabilmente l'aveva visto, ospite di Alboino, in una settimana santa aveva visto questo drappo verde. Ci racconta cose che lui ha visto a Verona. Dante verrà a Verona più volte. Ecco, se non ci fosse stato anche il gioco di squadra di questi signori con la loro generosità per poterlo prendere con sé, sicuramente noi non avremmo forse quest'opera, perché Dante avrebbe dovuto badare ad altre cose. E invece, diciamo così, una serie di fortunati eventi hanno fatto sì che in questa tragedia ci fossero delle condizioni per Dante che gli potessero concedere un agio di scrivere. Quando? Di notte? Illuminato come? In che momento? Con quale mezzo? È davvero incredibile come quest'opera, che noi leggiamo un po' a volte con spirito piccolo borghese, in realtà sia frutto di una fatica e sia frutto di un dono. Dante, colui che dà, Dante, colui che dona, nella sua situazione ha pensato a noi e a donarci questo messaggio di speranza. Appunto, funziona la commedia se noi la leggiamo nell'ottica delle relazioni. Noi siamo più felici quando siamo insieme agli altri. C'è un esempio invece nella commedia di una leadership negativa, di qualcuno che non tiene conto degli altri, di qualcuno che gli altri li manipola al proprio scopo, e noi ne conosciamo tanti nella nostra vita. Ovviamente c'è anche nella commedia questo, e il personaggio è Ulisse. Ma misi me per l'alto mare aperto. Un uomo che non riesce a stare nemmeno nell'endecasillabo, da tanto vuole superare i limiti, infatti il suo parlare, adesso lo sentite, è qualcosa che scavalca continuamente l'endecasillabo, perché Ulisse ha ardore di fare esperienza, ha questa sorta di bulimia dell'anima di fare esperienza delle cose, e per fare esperienza delle cose è disposto a tutto, ma a differenza del viaggio di Dante, perché Ulisse fa un viaggio simile e in parte arriva agli stessi risultati, a differenza di Dante non ha la meta. Viaggiare con una meta, viaggiare senza meta. Un altro insegnamento di felicità. Dante ha chiaro il senso della direzione, non sa come ci arriverà, ma ha chiaro il senso della direzione. Ulisse no,
supera i confini per il gusto di superare i confini. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella cui vento affatica, indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola di Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia, di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci si aguti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non surgea fuor del marin suolo. 5 volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna. Poi che entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque, percosse del legno il primo canto, 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso, e la prora era in giù, come altrui piacque. Infin che il mar fu sopra noi richiuso. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Questa è la terzina più amata da tutti quando si legge la commedia. Se noi dovessimo dire qual è la terzina più bella, noi citiamo assolutamente questa. Ma noi dimentichiamo che questa è una terzina infernale. Questo non è il pensiero di Dante. Il dire che questa è la terzina più bella ci inchioda in una logica infernale, perché questa è un'idea di intelletto che non tiene conto dell'amore. Ulisse è un'idea di ricerca che non tiene conto dell'altro. Noi non possiamo avere intelletto senza amore, perché è un naufragio. Noi non possiamo avere amore senza intelletto, perché è Paolo e Francesca, ed è una morte. E non possiamo avere nemmeno solo amore ed intelletto, perché saremmo comunque manchevoli, e invece noi dobbiamo essere interi, ci vuole anche un aspetto spirituale. Allora l'inferno ci propone un'idea incompleta dell'essere umano, un'idea smozzicata, un'idea disgregata. Di per sé, relativamente, il principio va bene, ma non va bene in assoluto. Ritrovare la vita, ritrovare se stessi. Ritrovare una vita piena, non una vita manchevole. E per ritrovare una vita piena, e questo il Purgatorio inizia a essere un manuale più, diciamo, adatto a noi, perché l'inferno ci dà istruzioni fallimentari di come avere una vita piena. Per avere una vita piena noi abbiamo bisogno anche di uno sguardo critico. Noi dobbiamo iniziare a vedere il mondo e dobbiamo iniziare a denunciare quello che non va.
Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo qui vi festa, e ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei cum muro e una fossa serra. Cerca misera intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno s'alcuna parte in te di pace gode, che val perché ti racconciasse il freno Giustiniano se la sella è vota, senza esso fora la vergogna meno. Ai gente che dovresti esser devota e lasciar seder Cesare in la sella, se bene intendi ciò che Dio ti nota, guarda com'è sta fiera e fatta fella per non esser corretta dagli sproni, poi che ponesti mano alla predella. O Alberto Tedesco, che abbandoni costei che fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcarli i suoi arcioni, giusto giudicio dalle stelle caggia sovra il tuo sangue, e sia nuovo e aperto tal che il tuo successor temenza naggia. C'avete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costà distretti che il giardin dello imperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Vien, crudel, vieni e vedi la pressura di tuoi gentili e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior com'è oscura. Vieni a veder la tua Roma che piagne, vedova, e sola, e dì e notte chiama, Cesare mio, perché non m'accompagne? Vieni a veder la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fama, e se licito me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crucifisso, son li giusti occhi tuoi rivolti altrovi, o è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto dell'accorger nostro scisso, che le città d'Italia tutte piene son di tiranni, e un marcel diventa ogni villan che parteggiando viene scisso. Di nuovo torna questa idea di frantumazione. Non possiamo essere felici se siamo frantumati da un punto di vista sociale. Perché Dante ha questa invettiva? Perché Dante grida contro l'Italia? Le dà della prostituta, le dà di una nave senza nessuno che la guida, le dà come un cavallo imbizzarrito. Perché? Perché ha visto due personaggi, siamo nella spiaggia dell'antinferno, Dante è sempre col suo Virgilio, incontrano un'anima, Sordello, un poeta mantovano. I due si vedono, e come succede quando andiamo in una città straniera e ci riconosciamo, se mantovano, anch'io, e si abbracciano. Basta soltanto questo. Le anime dell'aldilà non riescono ad abbracciarsi. Quando Dante vede alcune anime e tenta di abbracciarle, non ci riesce. Eppure questo amor di patria locale, campanilista, è tale che Sordello e Virgilio riescono ad abbracciarsi. E questa cosa così spontanea, cioè due che si riconoscono, vissuti secoli diversi, e si abbracciano, fa dire a Dante: ma perché noi non vogliamo abbracciarci? E pensiamo quanto questo grido sia forte in un momento in cui noi siamo distanziati socialmente e non possiamo abbracciarci. Non dobbiamo abbracciarci. Questa non è la felicità per Dante. Per Dante la felicità è sempre una felicità politica. Allora ritrovarsi e iniziare a denunciare con nome e cognome Montecchi e Cappelletti, Montecchi e Capuleti, e di nuovo ritornano queste famiglie veronesi, chi non fa quello che dovrebbe fare. In ogni città d'Italia c'è un tiranno. Nel canto 18esimo, scusate, del Purgatorio, Dante fa i nomi e cognomi del genitore di colui che lo ospiterà. Io fui abate in San Zeno a Verona.
sotto l'imperio del buon Barbarossa, di cui dolente ancor Milan ragiona. E tale ha già l'un piede dentro la fossa, che tosto piangerà quel monastero, e tristo fia d'avere avuto possa, perché suo figlio, mal del corpo intero e della mente peggio, e che mal nacque, ha posto in loco di suo pastor vero. Dante incontra nella cornice degli accidiosi, anche questo corre, c'è anche qua una schiera di anime che corrono, incontra l'abate di San Zeno. L'abate di San Zeno dice: io sono abate di San Zeno, Gherardo, ma vive adesso qualcuno che ha già un piede nella fossa e che si penterà e andrà a piangere all'inferno, che ha posto il proprio figlio come abate di San Zeno, che non ne ha i meriti, perché è male nella testa, male nello spirito, nel corpo peggio. Chi è questo qua che mette il proprio figlio abate di San Zeno? Alberto della Scala, padre di Can Grande della Scala. Giuseppe, il fratellastro di Can Grande della Scala. Quindi Dante fa i nomi e cognomi dei genitori di chi lo ospiterà. Il punto è, e qua noi non abbiamo chiara la cronologia, che la frase "io fui abate di San Zeno sotto l'imperio del buon Barbarossa", se noi andiamo a San Zeno c'è questa epigrafe, c'è la tomba di questo abate e c'è scritto proprio "abate di San Zeno sotto Barbarossa". Quindi Dante l'ha visto finché era ospite a Verona. E finché era ospite a Verona, Dante dice, il padre di Can Grande della Scala non è un uomo degno. Allora, le ipotesi sono molte. C'è chi dice, vabbè, l'aveva scritto prima e poi dopo è arrivato a Verona e quindi Can Grande ha mostrato una grandissima generosità. Oppure, in qualche maniera, abbiamo capito che per Dante non c'è un'idea di determinismo per cui le colpe dei padri vanno sui figli. Possiamo avere un padre indegno come Alberto, degno dell'inferno, e invece un figlio o dei figli, Bartolomeo della Scala, Can Grande della Scala, assolutamente degni del paradiso. Nel canto 17° del Paradiso siamo nel cielo di Marte. Dante incontra un suo antenato, Cacciaguida, e Cacciaguida gli predice quelle cose anticipate da Ser Brunetto e da altri, gli predice il suo esilio, la selva oscura, ma anche già il bene che lui può trovare in questo. Qual si partio Ippolito d'Atene, per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partir ti convene. Questo si vuole, e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa là, dove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa in grido come suol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello essilio pria saetta. Tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te. Ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialità che il suo processo farà la prova, si cateffia bello averti fatta parte in te stesso. Lo primo tuo rifugio e il primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo, che in sulla scala porta il santo uccello, che in te avrà sì benigno riguardo, che del fare e del chieder tra voi due fia primo quel che tra gli altri è più tardo. Con lui vedrai colui che impresso fu e nascendosi da questa stella forte, che notabili fier l'opere sue. Non se ne son le genti ancora accorte per la novella età, che pur 9 anni son queste rote intorno di lui torte. Ma pria che il guasco l'alto arrigo inganni, parran faville della sua virtute in non curar d'argento né d'affanni.
Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, sicché suoi nemici non ne potranno tenere le lingue mute. A lui t'aspetta, e a suoi benefici per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizion ricchi e mendici, e porterà ne scritto nella mente di lui e non il dirai. Tu sentirai come sa di sale lo pane altrui. Di solito a questo passo si va sull'aspetto gastronomico, dietetico, e si trova sempre una spiegazione da panettiere, cioè vabbè, il pane toscano è senza sale, è scocco, quindi il pane invece, le mantovane probabilmente, le rosette sono più gustose. Il pane senza, il pane salato è un pane imbevuto di lacrime. Non può Dante, in un momento in cui predice a se stesso la massima rovina, andare a fare sottigliezza, secondo me, da panettiere. È il pane dei salmi, è il pane dell'esilio, il pane appunto che di chi mangia piangendo. Però appunto la cortesia del gran Lombardo, Bartolomeo della Scala, e poi c'è questo bambino di 9 anni. Il 9 è un numero miracoloso in Dante, Beatrice è un 9. Quindi un bambino miracoloso che poi ha delle, che addirittura trasformerà i poveri in ricchi, i ricchi in poveri, come un messia, come nel Magnificat. Addirittura Can Grande della Scala, un novello messia. Anche qua, un'idea di una politica che aiuta ad essere felici. Quando Dante dice ai serva Italia, è non serva di qualcuno, ma serva dei nostri vizi. Noi non possiamo pensare di essere felici se non c'è qualcuno che ci aiuta a guidarci. E questo è il grande pensiero collettivo di Dante. E quindi poi questa idea, appunto noi siamo in una piazza dove chissà quante volte Dante avrà camminato, avrà passeggiato, avrà discusso anche con questo Can Grande, e Dante fa questo incredibile elogio. È ruffianeria? È contraddizione? No. Ogni persona ha il suo destino, ogni persona costruisce il proprio futuro. Indegno il padre, paradisiaco il figlio o i figli. Ultima tappa di questo girone, perché poi ci sono anche gironi paradisiaci, ovviamente, oltre ai gironi infernali, con cui voglio chiudere, perché appunto c'è sempre un punto di arrivo. Il punto di arrivo è la visione di Dio. In qualche maniera abbiamo visto come Dante costruisce un'idea di felicità data da una vita intera e data da una vita piena di relazioni positive. E questa è la grande fatica che Dante ci chiede di vivere. E questo è il cambio di mente che Dante ci chiede di vivere. E però c'è un qualcosa di più, come vi dicevo, non ci può essere solo l'intelletto, non ci può essere soltanto l'amore, non ci può essere soltanto la politica, ci deve essere un aspetto trascendente, ci deve essere un aspetto metafisico. E l'aspetto più metafisico di tutti, ovviamente, è la visione di Dio. E nella visione di Dio Dante ci dice che non sa dirci che cosa ha visto. Omai sarà più corta mia favella, pur a quel ch'io ricordo che d'un fante che bagna ancor la lingua la mammella, non perché più ch'un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale è sempre qual sera davante, ma per la vista che m'avvalorava in me, guardando una sola parvenza, mutando mio a me, si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi 3 giri di 3 colori ed una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri. Parea reflesso e il terzo parea fuoco, che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire e come fioco al mio concetto, e questo a quel chi vidi è tanto che non basta dicer poco. O luce eterna che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta intendente te ami e arridi. Quella circulazione che si concetta pareva in te come lume reflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta
dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio onde l'indige, tal era io a quella vista nova. Veder voleva come si convenne l'immago al cerchio e come vi si indova. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota ch'igualmente è mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. Grazie. Ringrazio Usacli che mi ha, nella figura poi di Giuseppe Biasi, che mi ha dato la possibilità di venire a parlare di Dante in un luogo meravigliosamente dantesco. Spero che in qualche maniera queste piccole schegge di commedie vi abbiano dato possibilità di riflettere. Grazie ancora.